ci è sembrato giusto convocare questa conferenza stampa per denunciare proprio questo modo di agire che si protrae purtroppo nel tempo e che non rispetta gli interessi, i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, non solo quelli di minoranza ma nemmeno quelli di maggioranza. Per sottolineare che noi stamattina partecipiamo al Consiglio Comunale, chi di noi ha avuto la possibilità, perché altri non hanno avuto la possibilità per motivi di lavoro, di organizzarsi in sole 24 ore, che il Consiglio è stato convocato 24 ore fa, partecipiamo per spirito di responsabilità e per spirito di servizio, perché l'argomento è troppo importante. Il dimensionamento scolastico previsto nell'ultima legge di bilancio preoccupa sia la maggioranza che la minoranza di Ariano. La riduzione delle dirigenze determinerebbe la perdita di autonomia, oltre che della presidenza. Ad Ariano a rischio più di una dirigenza su sei. Il taglio operato dal governo al centro del Consiglio Comunale di questa mattina, con la presentazione di una mozione della maggioranza a tutela degli istituti scolastici del territorio. La minoranza, con una conferenza stampa convocata prima del Consiglio, ha però contestato le modalità di convocazione della seduta consiliare. Questo modo di fare penalizza il confronto su un argomento importante come quello del dimensionamento, hanno detto i consiglieri di minoranza. L'argomento è stato proposto da noi il 29 agosto, ieri la convocazione per questa mattina. Questo modo di fare in questo caso penalizza un argomento che è importantissimo, che è quello del dimensionamento scolastico, perché Ariano, che già sta perdendo servizi, uffici e abitanti, naturalmente rischia di subire un'ulteriore penalizzazione dal punto di vista dei plessi scolastici, perché Ariano ha 6 plessi scolastici, 3 superiori e 3 scuole medie ed elementari. In base a questo dimensionamento, che è previsto per una norma legislativa dell'ultima finanziaria, si rischia di perdere più di una direzione. Attenzione, non si perde la scuola continua ad avere quella sede, quegli alunni, quei professori e tutto, però c'è una riduzione delle dirigenze. Significherebbe per esempio che il liceo di Ariano potrebbe essere accorpato ad un altro liceo, perdendo la presidenza, perdendo l'autonomia, perdendo anche il nome, che è un nome prestigioso, proprio nel caso del liceo Parzanese di Ariano.